Pronto? Ciao Ilaria, ciao Antonella. Ciao, come stai? Bene. Bene. Da dove ci chiami? Da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria. Bene, scegli pure la ragazza. Scelgo te, Ilaria. Scegli me. Oh, sì. Ilaria. Ma sai dove ti porterò io questa sera? Al Bobo Step, una nuova discoteca romana dove c'è una grande festa in stile tropicale. Balleremo il cha-cha-cha e il mambo. Olè. Sei pronto? Sì. Andiamo a vedere come ti vestirai. Entriamo nella tua cameretta, eccoci. Come sei tu? Biondo, moro? Castano. Sei via, castano? Iniziamo. Diamo il via. Stop. Camicia, vediamo un po', camicia. Un po' sbarazzino, sì. Capelli periferici. Sì. Non va, vabbè, dopo, vediamo dopo. Ha detto stop. Camicia rosa, vediamo i pantaloni. Ciao, quindi un po'. Devi essere comodo. Stop. Sì. Dei pantaloncini verdi. Ah, passiamo alle scarpe. Le scarpe. Vediamo. Stop. Stravaganti, stravaganti. La giacca. Vediamo. Stop. Una pellicetta rosa. Stop. Vabbè, siamo a gennaio. Siamo a gennaio, insomma, però. Vabbè. Gli accessori, vediamo. L'orecchino, un orecchino. Va bene, per il Bobo Step può andare, tanto ormai c'è anche di peggio, certo, Antonella. Che c'è anche tu di lo peggio. Sai, io lo so peggio. Che c'è. Tu che dici "Ah, guarda quello", quindi c'è di peggio, lo sai benissimo. C'è. Tu il confronto è vestito come un lord. Un lord, è vero. Giusto? Brava, Ilaria. Infatti ti do ragione. Allora facciamo entrare. Sì, facciamolo entrare. Andiamo al ballare. Va bene? Hai vinto il nostro Grazie. CD. Niente. Ciao. Cosa ha vinto Antonella? Ha vinto il nostro compact disc di Non è la Rai numero 3, Strenna. Pronto? Sono Danilo. Ciao. Scusaci, dove ci chiami? Da Venaria. E quanti anni hai? 13. Cosa fai 13? Nella vita? Studi, immagino. Sì. Sei ingegnere? No. Ma vabbè. Oggi dai numeri, guarda. Senti, scegli subito la tua ragazza preferita. Ambra. Che oggi... Ambra. Sai che non ti invidio perché uscire con Ambra, che è un mito come tu ben sai. Saluta, è vero che lo sai? È un mito Ambra, no? Sì. È un mito vivente. Hanno fatto eliminazione a saluti e baci. No, a bucce di banane. Te lo stavo dicendo. Ieri sera. Hai visto? Sono Ambra. Lionel. Vestito da Ambra, certo. E quindi con un tipo immortale. È molto più carino lui, Mi interrompi sempre oggi. Molto un tipo carino, immortale, vero? Non è cosa da poco. Un consiglio, portala in pizzeria, mettiti dei bellissimi jeans e una maglietta stravagante, vedrai che fare colpo. Entriamo nella cameretta? Antonella. Entriamo. Senti, tu come sei, biondo? Biondo. Hai i capelli lunghi o corti? Corti. Bene, via. Top. Capellone. Un po' biondo. Vabbè, camicia. La camicia. Top. Cosa è uscito? Ambra, va bene così? Tu Ambra, dici? Per te va bene? Un indumento intimo, Così. È molto originale, sì. Comunque. Capelli lunghi, biondo. Vabbè, mettiamo io una giacca, sarà meglio coprire. Vero? Prima i pantaloni. La giacca. Ma la giacca, dove i pantaloni? Oggi Antonella. Stop. Io non ho fatto niente oggi. L'armatura. Un reggiseno. Un'armatura. Passiamo ai pantaloni. Vediamo cosa uscirà. Stop. Pantaloni a quadri. Pigiama, cos'è? No, i pantaloni a quadri. Sempre molto originali, Tutto il reggiseno. Vediamo le scarpe. Un po' strano. Un po' tanto. Stop. Degli stivali. Dei camperos. Vediamo gli accessori. Stop. Una pipa. Vabbè, insomma, per la pizzeria, certo, non passerà inosservato, Dici. Tanto tutti guarderanno Ambra. Appunto. Quindi a lui chi lo guarda, Ilaria. Infatti, tutti lo guardano. Ambra, quindi te. Quindi cosa dici? Va bene? Proprio. Per me va bene. Va bene. Va benissimo. Anche tu hai vinto il nostro CD. Ti non arriverai, Strenna. Va bene? Ciao. Lorenzo. Hai detto tutto, bravo. Bene, prego, allora scegli pure. Vorrei fare una bellissima e simpaticissima Sabrina Impacciatore. Ah,
bella scelta. La nostra Sabrina. Speriamo però che uscendo con te, Sabrina, stavolta si sistemi. Per avere qualche speranza? Per avere qualche speranza devi portarla ad un concerto rap. Mi raccomando, sei pronto per vestirti? Sì. Entriamo, vediamo, dai, nella cameretta. Lei ci tiene molto, sì, lei guarda. Quindi mi raccomando, non deluderla. La prima cosa guarda... I capelli. Molto selettiva, molto selettiva lei. Vediamo. Vabbè. I capelli, come sei tu? Io sono Moro. Moro, capelli corti? Ma diamo il via. Ne guarda molto, un ragazzo come si veste. Stop, sei ricciolino. Vediamo la camicia. Questi capelli vanno benissimo. Bene, sì, vanno bene per Sabrina, vero? Stravaganti, sì. Qua lei non guarda il dettaglio comunque, no, eh? Non guarda la camicia, dettaglio. Una canottiera. Una canottiera. Vediamo i pantaloni. Stop. Va benissimo, dei mutandoni guarda. Vanno bene, vanno, no? Benissimo. Le scarpe? Vanno bene, vanno bene. Le scarpe, le scarpe, vediamo. Stop. Ah, delle scarpe normali. Scarponcini con dei pedalini. La giacca. La giacca. Vediamo. Ok, no. Un giaccone rosso. Insomma, si abbina, sì, con, sì, la canottiera. Con Sabrina va benissimo. Va benissimo. Vediamo gli accessori, Antonella. Vediamoli. Orecchino. L'orecchino è l'ideale. Sabrina, va bene? Che dici? Dai. Ma come? Come no? Ma come? Ma devi mettere un cielo alla Madonna, ma tu dici come? Devi essere contenta, Sabrina. È vero? Sabrina, dai, può andare. Va benissimo. È bellissimo. Ha detto che sei bellissimo, quindi hai vinto. Ed uscirai con lei. E uscirai con lei. Bene. Ciao, richiamaci. Potrei avere la cassetta? La cassetta che non è la Rai. Io non è la Rai. Va benissimo. Ciao. Va benissimo. Ciao. Ciao a tutti. Allora, prima di iniziare io volevo fare un saluto. Non si possono fare, però io posso, quindi mi permetto. Voi non potete però, eh. Allora, vorrei salutare i ragazzi dell'Istituto di Riabilitazione di Montecatone. Ecco, da tutte le ragazze del D, non è la Rai, un saluto.